Grazie Presidente, sì, un saluto a tutti i colleghi. Volevo fare una brevissima ricognizione sulla scorsa seduta, no? Specificai già in quell'occasione di essere totalmente d'accordo con la collega Laricchia per far luce sulla gestione amministrativa ed economica delle fondazioni culturali che abbiamo. Chiedemmo, ci troviamo tutti nella stessa linea di pensiero, ecco, massima trasparenza e poi la possibilità di poter già calendarizzare ogni settimana un incontro con una delle fondazioni. Il percorso è lungo, voglio dire, non possiamo tranquillamente organizzarlo e strutturarlo in questa maniera: un primo contatto con il presidente della fondazione, chiaramente mettendolo, ecco, a parte della nostra intenzione, che è quella di studiare anche attentamente la situazione leggendo i bilanci. Documenti che, ripeto, in modo anomalo, seppur richiesti dalla collega Laricchia, in più occasioni non sono stati mai consegnati. Devo dire, non soltanto alla collega Laricchia, perché poi ho avuto modo anche di approfondire un attimo il tema, e anche giornalisti che in più occasioni hanno fatto delle richieste per avere delle notizie non l'hanno mai avute, come se ci fosse una sorta di cappa tendente a nascondere qualcosa. Quindi penso che questa questione, come l'abbiamo affrontata, impostata, sia la migliore di tutte, perché non abbiamo, ripeto, lo voglio, ecco, ribadire ancora una volta, alcun intento inquisitore, però se saremo nelle condizioni di poter conoscere meglio i documenti, sarà utile anche per poter dare dei contributi, proprio per poter migliorare, qualora ci fosse la possibilità, l'impatto sociale, economico, culturale che queste fondazioni hanno sui nostri territori. Quindi oggi mi aspettavo, come dire, all'ordine del giorno la calendarizzazione degli appuntamenti. Ho visto che comunque ha approfondito, magari, ecco, se riuscissimo già dalla prossima volta ad avere questo calendario, questo iter, che penso sia proprio utile iniziare quanto prima.